Pronti per andare in vacanza? Ciao Focussini! Oggi parliamo di 5 cose che non sai sulle vacanze. Complimenti, siete tipi moderni! Le vacanze come le intendiamo oggi, infatti, non ci sono sempre state. Compaiono nell'Ottocento, con l'avvento dell'industrializzazione, che fa aumentare la popolazione nelle città e il bisogno di lasciarle d'estate, almeno per un po'. Vi sembra che le vacanze estive durino poco? Consolatevi pensando che in Germania e in Inghilterra d'estate le scuole restano chiuse solo un mese e mezzo e in Giappone appena 40 giorni. In Australia, invece, i periodi di vacanza sono ben 4. Lì, però, l'anno scolastico dura 12 mesi. Il momento centrale delle vacanze è Ferragosto, quando per tradizione si organizzano grigliate e pranzi all'aperto. È un ricordo della festività istituita nell'8 a.C. dall'imperatore dei Romani. Ferragosto, infatti, viene da Ferie Augusti, cioè riposo di Augusto. Le prime vacanze erano solo per i ricchi, che però non andavano lontano. Si accontentavano di spostarsi in campagna, allora si diceva in villa, per sfuggire all'afa della città. Nel 1822 qualcosa cambia. A Dieppe, in Francia, nasce il primo stabilimento balneare. L'antenato delle vacanze era il Grand Tour, un lungo viaggio per l'Europa, poteva durare anni, che i giovani aristocratici facevano per perfezionare la propria cultura. Nel 700 divenne una vera moda. Meta obbligata? L'Italia. Ricordatevi di mettere un bel like e condividete il video con almeno 2 amici.